Buonasera a tutti, vi porto un po' a spasso nello spazio. Come diceva Simona, io mi occupo da tanti anni in Thales Alenia Space di esplorazione e di sviluppo di network a livello internazionale. Ho la passione per il mio lavoro e se questa sera riesco a condividerlo un pochino con voi, mi fa molto piacere. Di background, di formazione sono ingegnere nucleare, ho studiato al Politecnico di Torino e poi ho fatto una serie di master in campo spaziale in altri paesi perché il nostro lavoro davvero ci porta a collaborare a tutto tondo con realtà, insomma, sia tecniche ma non solo tecniche, ecco, anche di natura fisiologica, psicologica. Simona, tu accennavi che Mission X dà modo di considerare non soltanto aspetti tecnici di una missione spaziale, ma aspetti legati anche al cibo, alla formazione fisica. Insomma, vi parlo un po' di queste cose questa sera. Chiederei soltanto, Simona, tieni tu d'occhio il tempo perché io mi ci perdo e quindi vado. Certo, ogni tanto Allora, c'è un aggiornamento. ogni tanto dimmi che devo accelerare. Molti mi chiedono, ma perché esploriamo lo spazio? Beh, in questa slide ho racchiuso alcune delle possibili risposte. Innanzitutto, le missioni di esplorazione ci danno modo di provare a cercare possibili risposte a quelle che chiamiamo the big whys. Siamo soli? Da dove veniamo? Come si è formata la vita sul nostro pianeta? Quindi sicuramente l'esplorazione ha un'importantissima valenza di natura scientifica. Poi c'è una valenza grandissima a livello politico, a livello di leadership, di conquista. Una nazione che sviluppa delle missioni spaziali dimostra di avere un substrato tecnologico importante. Non dimentichiamoci che negli anni 60, ai tempi della guerra fredda fra Stati Uniti e Unione Sovietica, davvero si trattava di dimostrare chi arrivava prima a fare un passo in più. Tu parlavi dei passi che porteranno gli studenti alla conquista della Luna, no? Per Mission X. Ecco, in quegli anni si parlava proprio dei primi passi che riuscivano a portare l'umanità in orbita attorno alla Terra. Un'altra grande valenza dell'esplorazione è quella che ci dà modo, o meglio, che impone lo sviluppo di nuove tecnologie. Lo spazio è meraviglioso, ma è tutt'altro che benevolo. La Terra è perfetta per noi, ma appena ci avventuriamo un po' fuori, ci ritroviamo in un ambiente decisamente ostile. E quindi abbiamo imparato negli ultimi 50 anni a sviluppare delle tecnologie che ci hanno permesso di poter vivere e lavorare in questo ambiente. Una grandissima valenza dell'esplorazione, e la stazione internazionale l'ha dimostrato ampiamente, è quella di insegnarci a cooperare in modo pacifico. Quindi l'International Space Station di cui vi parlo questa sera va proprio vista come un laboratorio meraviglioso in cui persone da tutte le parti del mondo si ritrovano a vivere e a lavorare insieme. Quindi, come spesso dico, secondo me il premio Nobel per la pace andrebbe veramente dato all'International Space Station. E poi, ed ecco il motivo per cui siamo qua questa sera a condividere le nostre passioni, sicuramente lo spazio stimola la curiosità dei giovani e anche verso la curiosità di apprendere materie, come dicevamo prima, STEM. E poi, ultimo punto, che ho segnato in questa slide, è che l'esplorazione dello spazio ci permette di trovare nuovi possibili posti in cui l'umanità potrebbe, in un domani non troppo lontano, insediarsi e imparare a vivere. Ecco, quindi una seconda casa per l'umanità. E quindi cominciamo da vicinissimo a noi, cominciamo proprio dalla stazione spaziale, in cui stiamo lavorando da più di 20 anni a questa parte. Vicinissima, se alziamo le mani quasi la tocchiamo, la stazione spaziale grande come un campo di calcio,
orbita a 400 km circa sopra le nostre teste, quindi tanto per dare un'idea, no, di queste distanze, Torino-Firenze 400 km, le mettiamo in verticale e siamo subito lì. Realizzata dalle principali agenzie spaziali a livello internazionale, NASA, ESA, JAXA, giapponese, CSA, Roscosmos, ha visto per l'Italia un ruolo primario. Ecco, l'Italia ha contribuito ampiamente alla costruzione della Stazione Spaziale Internazionale, in particolare l'azienda per cui lavoro, tale Sardinia Space, ha costruito più del 50% del volume pressurizzato in cui gli astronavi, in cui gli astronauti vivono e lavorano tutti i giorni. Si muove ad una velocità pazzesca, 7,5 km al secondo, lo trovate qua, si vede il puntatore? Sì? Sì, Simona, sì. Benissimo. E gli astronauti a bordo vedono 16 albe, 16 tramonti al giorno, nel senso che in 24 ore l'International Space Station fa 16 volte il giro della Terra. Quindi chiaramente la vita a bordo, argomento di questa mia chiacchierata, va regolato, diciamo, in modo artificiale. Ecco, quindi tipicamente sono 8 ore dedicate al lavoro, 8 al riposo e 8 ad attività sociali. Dicevo, abitata in modo permanente dal 2010, ha avuto recentemente una conferma di vita operativa almeno fino al 2030. Vado avanti, se qualcuno poi ha una domanda, io la accolgo volentieri senza problemi. Ecco, la vediamo qua nella sua architettura attuale, e ho voluto mettere in evidenza tutti i nostri contributi, quindi dal laboratorio Columbus al nodo 2, nodo 3, a cupola, ai moduli logistici, quelli che servono per portare a bordo tutti quelli che noi chiamiamo i consumables, quindi le risorse che vanno in qualche modo cambiate, e anche i periodi scientifici. L'abbiamo fatto prima con i moduli logistici, lo stiamo facendo da anni con il programma Cigno, che diciamo davvero è fondamentale per rendere fattibile, ecco, la vita in modo permanente sulla stazione spaziale. Ho segnato qua che su 135 voli fatti dallo shuttle, che ormai non è più operativo da anni, più della metà hanno portato in orbita hardware che abbiamo sviluppato qua a Torino in Corso Marche, quindi siamo sicuramente molto orgogliosi di poterlo dire. Faccio vedere la nostra gemma, un elemento fra tutti. Ho scelto ovviamente cupola, che è l'elemento della stazione spaziale in cui tutti gli astronauti amano passare tutto il tempo libero possibile. Un gioiello di alta tecnologia che ha visto i nostri ingegneri impegnati per risolvere problemi di interfacce fra finestre e parti metalliche, e dalla cupola proviamo a entrare dentro e vediamo come si vive a bordo della stazione spaziale. Quindi entriamo a bordo con Paolo, vedete che a 400 km di altezza ormai la gravità è decisamente sfumata, no? È sbagliato dire non c'è gravità, ma il livello di gravità è bassissimo, quindi la postura tipica, naturale a bordo della stazione spaziale non è quella eretta, che invece è quella naturale sul nostro pianeta, ma è una stazione che posizione che tende, diciamo, a muoversi quasi nuotando, ecco, quasi fluttuando, tant'è che avrete sicuramente osservato che la stazione spaziale è piena di maniglie, queste maniglie blu, a cui gli astronauti si possono aggrappare per bloccare, diciamo, il loro movimento quando necessario. E poi vedete che di fatto questa gravità ridotta fa sì che non esista il sopra sotto. La Samantha Cristoforetti è letteralmente circondata da cables, da cavi, da computer, da attrezzature varie. A bordo della stazione spaziale
non ti cade nulla in testa, ma tutto fluttua attorno a te e insieme a te. Quindi è un ambiente decisamente molto affollato. Sottolineo questo perché poi, se ce la facciamo col tempo, vi parlerò delle nuove architetture interne che stiamo sviluppando per i futuri moduli delle future stazioni commerciali in orbita attorno alla Terra o attorno alla Luna. Quindi, visto che la gravità è ridotta e visto che voi siete insegnanti, a me piacerebbe, tutte le volte che parlo con degli studenti, uso questa slide così, per chiarire la differenza fra massa e peso. Adesso non la sto a spiegare a voi che siete degli insegnanti, chiaramente non mi permetterei mai, ma questa è una bella immagine per dire che dei pesi che sulla Terra sarebbero difficilmente gestibili da una persona sola, in gravità ridotta vengono spostati senza problemi. Quindi la massa è sempre quella. Se abbiamo la pancia sulla Terra, diciamo la ciccia ci rimane anche a bordo, ma sicuramente pesiamo di meno. Proprio perché tutto fluttua, è importantissimo mantenere ogni cosa al suo posto, e lo dico perché noi interfacciamo spesso, ci incontriamo spesso con gli astronauti proprio per verificare se le soluzioni tecniche che abbiamo sviluppato e che loro devono in qualche modo utilizzare sono quelle giuste. E qualche anno fa avevamo raccolto il commento di parecchi astronauti che dicevano: ma noi passiamo tantissimo tempo a cercare oggetti che in qualche modo si sono smarriti. Ecco perché, di nuovo, a livello educativo potrebbe essere una buona idea, con questo tipo di problema, ricordare ai ragazzi che è importante essere ordinati per non passare il tempo e perdere tempo a cercare cose che sono andate perse. Quindi anche responsabilizzare ognuno di gestire al meglio gli oggetti che gli vengono affidati. Una cosa importantissima dell'essere astronauta è la capacità di lavorare in team. Un buon astronauta non è il genio solitario, anzi, il buon astronauta è quello che ovviamente ha una preparazione solida nel suo campo, ma che sa assolutissimamente interfacciarsi con gli altri e che sa capire che da solo non potrebbe realizzare tutte le cose meravigliose che si fanno grazie alla stazione spaziale. Quindi questa capacità di lavorare in team la potete sicuramente anche riversare nel progetto di Mission X. Simona ha sottolineato prima l'importanza magari di coinvolgere addirittura le famiglie in un progetto. Questo io credo possa dare una spinta in più, ecco, ai ragazzi, cioè capire che una passione mia è condivisa da altri, importantissimo. Come si mangia a bordo della stazione spaziale? Questa è un'immagine vecchia, così si mangiava anni fa nello spazio. Adesso agli astronauti vengono proposti dei menù predecisi prima ancora della partenza, che sono assolutamente ottimizzati per i fabbisogni di ogni membro dell'equipaggio. Con questa immagine ci tenevo a sottolineare che, così come accade sulla Terra, anche nello spazio il momento del pasto è un momento conviviale, un momento in cui si socializza, è un momento in cui gli astronauti diventano dei bambinoni, perché la meraviglia di poter mangiare in gravità ridotta insomma rende possibile, ecco, proprio anche il gioco col cibo. Negli anni abbiamo imparato, perché ce l'hanno detto, ce l'hanno testimoniato molte volte, che è tutto bello, ma di fatto, anche se il cibo che gli viene offerto loro è ottimo, quello che manca sempre è il cibo fresco. Ecco perché ogni volta che arriva un nuovo veicolo logistico e che porta a bordo frutta e verdura, diventa veramente un momento di festa per tutti. E allora noi ingegneri abbiamo colto il messaggio e stiamo sviluppando delle serre. Mi pare che
Anche questa fosse una delle attività che Simona aveva messo in luce prima come esempio, quindi la capacità di proporre ai membri dell'equipaggio una piccola serra in cui che ha una valenza non soltanto dal punto di vista del cibo, ma una valenza psicologica importantissima, cioè focalizzarli sul rendere possibile lo sviluppo della vita in fondo, no? di anche semplicemente di quattro pomodori dell'insalata a complemento della dieta, ma proprio per circondarli non soltanto di cose tecniche, ma anche insomma proprio di un esempio di vita. E poi, lo diceva sempre Simona prima, importantissimo l'esercizio fisico. La gravità ridotta ha un impatto sul fisico importantissimo, negativo, proprio perché non si cammina a bordo, ma in qualche modo ci si muove nuotando, i muscoli si inflaccidiscono, c'è una decalcificazione ossea e quindi è importante, e lo si impone proprio, è importante che a livello quotidiano gli astronauti facciano degli esercizi. Come vedete sono tutti imbragati perché altrimenti partirebbero nella direzione opposta. Avete sicuramente notato che quando gli astronauti rientrano da una missione lunga nello spazio vengono aiutati, vengono assistiti nel momento in cui devono uscire dalla navicella, proprio perché il rientro a gravità 1 li fa sentire enormemente pesanti e poco outfitted. Anche qua diventare astronauta per un ragazzino che frequenta le scuole superiori passa attraverso tutti questi messaggi, quindi quello della capacità di lavorare in team, quello dell'attenzione all'esercizio fisico e così via. Come si dorme a bordo della stazione spaziale? Si dorme racchiusi in sacchi a pelo di fatto, proprio perché altrimenti si andrebbe in giro a disturbare i compagni. Da un po' di anni, più che altro per motivi psicologici, si cerca sempre di rendere una parte della stazione spaziale adattata a delle, si chiamano crew quarters, a degli ambienti in cui il singolo astronauta può godere di un minimo di privacy. Ecco, tutto questo quello che succede a 400 km sopra le nostre teste. E quindi l'essere riusciti in qualche modo a trovare delle soluzioni tecniche per ospitare vita, attività umane nello spazio ci ha spinto ad avere il desiderio di esportare queste nostre capacità un pochino più lontane, quindi prima sulla Luna e poi su Marte. Certo che progettare per un ambiente terrestre o per un ambiente lunare o marziano è molto diverso, perché sono proprio diverse le caratteristiche fisiche di Luna, Terra e Marte. La Luna è molto più piccola, ha una gravità di un sesto rispetto a quella terrestre, Marte di un terzo. E qualcuno potrebbe chiedersi, vabbè, ma questo che cosa importa? E no, va ad impattare moltissimo sulle soluzioni che possono essere adottate. Vediamo se ho tempo di darvi alcuni punti di riflessione. Allora, dicevo che dalla Terra e quindi dalla stazione spaziale in orbita bassa attorno a noi, ormai a livello condiviso, lo vedete, Global Exploration Roadmap, quindi a livello condiviso da tutti i principali players in campo spaziale, si è concordato di sviluppare delle infrastrutture prima, diciamo, nelle vicinity della Luna, con l'ambizione grande di riuscire poi a portare nei prossimi decenni l'uomo su Marte. E quindi con questa immagine racchiude un po' i messaggi che vi ho appena detto, no? Esplorazione, tecnologia e scienza che dalla Terra e quindi dalla stazione spaziale si muovono prima attorno alla Luna e poi verso Marte. E vediamo chi
partecipa a questo viaggio verso Marte? Beh, la prima componente di natura politica. Qualche anno fa Trump ha firmato un impegno, un po' come fece Kennedy negli anni 60, un impegno con gli americani che avrebbe riportato l'uomo e la prima donna sulla Luna. Quindi sicuramente c'è una grande componente, diciamo, politica. Poi c'è una componente di natura industriale. Il Saturno V, che era il razzo dei tempi delle missioni Apollo, non è più operativo da anni, quindi come posso dire, la decisione di Trump ha implicato, fra le tante altre cose, la necessità di sviluppare un nuovo sistema di trasporto con una potenza sufficiente per riuscire a lasciare l'orbita bassa terrestre e arrivare sulla Luna. E quindi arrivare attorno alla Luna con una piccola stazione spaziale, Lunar Gateway, di appoggio alle operazioni attorno alla Luna e sulla superficie stessa della Luna. Fra i nuovi player ci sono sicuramente i cinesi, che hanno costruito a loro volta una stazione spaziale in orbita bassa terrestre. Ci sono delle realtà nuove, per esempio gli Emirati Arabi, che hanno già mandato una sonda, lo sapete tutti, fino a Marte. E c'è, importantissimo, tutto un settore spaziale privato che di fatto sta costruendo dei sistemi di trasporto essenziali come Blue Origin, come SpaceX, come Virgin Galactic, Sierra e così via. Quindi i nuovi grandi players, privati cittadini, ricchi a sufficienza per potersi permettere degli sviluppi industriali così importanti. E fra i nuovi player, voglio ricordare, ci sono anche degli stati. Per esempio, il piccolo stato del Lussemburgo qualche anno fa ha deciso di investire 40 milioni di euro per finanziare delle start-up intenzionate ad andare a recuperare delle risorse sugli asteroidi. Quindi questa la dice lunga, cioè il Lussemburgo passa da un'economia molto focalizzata su banche e diciamo su un'economia molto terrestre ad una nuova space economy che vede nelle risorse abbondantissime nello spazio un nuovo mercato. Quindi dicevo, c'è questo impegno grande dell'America che è stato però cosiglato da tantissime altre nazioni, fra cui l'Italia, di riportare quindi l'uomo e la prima donna sulla Luna. E perché la Luna? La Luna ha tantissime valenze a sostegno di questo obiettivo. Per esempio, la Luna è ricchissima di risorse, a ossigeno, a silicio, a ferro, a calcio, alluminio. Chiaramente non ha atmosfera e quindi l'uomo dovrà adattarsi a vivere protetto, ecco, dalle radiazioni che arrivano senza pietà sulla superficie, e quindi verosimilmente dovrà vivere sottoterra. Stiamo costruendo intanto il sistema di trasporto per tornare alla Luna e quando dico stiamo voglio proprio dire non soltanto l'America ma anche noi come Europa, in particolare l'America costruisce questa prima parte, la capsula dove alloggeranno gli astronauti, mentre noi europei contribuiamo con il service module, quello che fornirà l'energia elettrica, la propulsione, il controllo termico, il supporto vitale alla vita. In particolare noi qua a Torino stiamo saldando letteralmente, quindi non progettando su carta, ma stiamo costruendo i moduli di questa piccola stazione spaziale attorno alla Luna. Lo facciamo innanzitutto con la struttura primaria del primo habitat Halo, e poi abbiamo vinto recentemente due importanti contratti dall'Agenzia Spaziale Europea, uno per costruire l'International Habitat, qua vedete uno sketch della possibile architettura interna, quindi molto diverso dai moduli
affollati di cui vi ho parlato prima, e noi Thales Alenia Space come Francia siamo prime contractor anche di questo modulo che fornirà le risorse alla stazione spaziale, quindi Esprit. Io quando vedo questi rendering rimango sempre, come posso dire, li guardo con occhi innamorati. Questa sarà la stazione in cui quattro fortunate persone vivranno e vedranno la Luna proprio lì, ecco, vicinissima, quasi da toccare con mano. E tra l'altro questa stazione spaziale sarà importantissima anche per teleoperare elementi robotici che agiranno sulla superficie della Luna proprio per preparare l'outpost in cui si troveranno a vivere le persone. Questi sono un po' degli elementi che stiamo progettando, a cominciare dal veicolo che ci permetterà di atterrare sul pianeta, agli habitat sia rigidi, quindi metallici, che gonfiabili. Il discorso delle serre l'ho già accennato prima. Questo è un sistema su cui stiamo lavorando per estrarre e utilizzare le risorse presenti sulla Luna. Sicuramente ci saranno dei satelliti in orbita attorno alla Luna a garantire le telecomunicazioni e anche la navigazione dei vari rover sulla superficie, e questo è un progetto di un rover pressurizzato, un camper se vogliamo, che permetterà agli astronauti di muoversi ed esplorare fino a 100 km di distanza dalla base. Quindi vivere sulla Luna assolutissimamente non facile. Il rendering a cui accennavo della necessità di protezione da radiazioni, quindi l'idea è che ricopriremo la base con del suolo lunare che si chiama regolith. Difficile progettare per la Luna, ma difficilissimo progettare per Marte, intanto perché Marte è lontano, perché poi non abbiamo ancora mai realizzato una missione di rientro da Marte. Marte abbiamo mandato delle sonde robotiche e stiamo lavorando adesso a una missione che si chiama Mars Sample Return, che andrà a validare la capacità di ritornare sul nostro pianeta. Molto diversa la morfologia di Marte rispetto a quella della Luna, un po' meglio dal punto di vista termico perché fa freddo, ma non ci sono delle escursioni termiche tremende come sulla Luna. Un anno marziano dura come 2 anni terrestri, ma un giorno marziano è praticamente equivalente a un giorno terrestre. Un giorno sulla Luna dura 28 dei nostri giorni, quindi vi butto lì un po' di dati oggettivi solo per far riflettere che la progettualità va adattata molto all'ambiente, no? Come lo conosciamo l'ambiente di Marte? Lo conosciamo mandando delle sonde robotiche, l'abbiamo fatto anche noi con la missione ExoMars, col programma ExoMars che prevede 2 missioni, una l'abbiamo lanciata a marzo del 2016 e abbiamo lanciato questo orbiter che sto indicando in questo momento, che si è inserito in orbita marziana e sta funzionando benissimo e ci sta raccogliendo dei dati importanti, per esempio ha misurato quanto metano esiste in orbita marziana. Il metano può indicare in qualche modo un'evoluzione di qualche forma di vita, oppure si può originare per fenomeni vulcanici. Quindi ed è proprio questo punto interrogativo che vogliamo andare a risolvere con la missione prevista nel prossimo anno, la lanceremo nel 2022, con la quale porteremo su Marte un rover dotato di una trivella, quella che sto indicando qua, che andrà a perforare fino a 2 metri nel sottosuolo, là dove le radiazioni non arrivano, per andare a cercare eventuali tracce di forma prebiotica sul pianeta rosso. Quanto è difficile portare l'uomo nello spazio? Molto, molto, molto. Un po' di statistiche, vedete qua quanti astronauti uomini, quante astronauti donne fino adesso. Il primato di permanenza continua a mantenerlo Polyakov, un medico russo che
stato nello spazio per più di 400 giorni, mentre il primato femminile, che è stato per molto tempo della Cristoforetti, va adesso alla Cristina Koch, che è stata più di 300 giorni nello spazio. A livello integrale, comunque, abbiamo acquisito, abbiamo sviluppato, abbiamo maturato una buona conoscenza della vita nello spazio, equivalente a circa 150 anni uomo, e questo integrale mette insieme le esperienze di astronauti di più di 40 paesi diversi. Andare a Marte sarà assolutissimamente una sfida. Ci sono, con le possibilità di propulsione attuale, quindi non nucleare ma chimica, tre possibili tipi di missione. Non la faccio troppo complicata, ma diciamo che la missione che può durare meno durerà almeno un anno, quella che durerà di più durerà almeno 3 anni, e quindi un grosso problema sarà la gestione delle risorse. Ogni persona al giorno, fra acqua, aria e cibo, ha un bisogno che varia fra i 5 e i 15 kg per persona al giorno. Per un equipaggio di 5-6 persone, e anche solo per una missione di un anno, fate due conti e vengono fuori delle quantità di risorse enormi che ci dobbiamo portare da terra. Ecco perché diventa importante cercare di utilizzare il più possibile le risorse che troviamo in loco. Quindi non solo un problema di risorse, però, ma un grosso problema di natura psicologica. Apro tre finestre. Quando gli astronauti si affacciano a bordo della stazione spaziale e guardano la Terra, vedono questo, cioè riescono a riconoscere i territori. L'Italia è assolutamente molto facile da riconoscere, e quindi la distanza dalla Terra non è sentita a livello psicologico in modo così importante. La Terra vista dalla Luna già appare solo più come una bellissima gemma blu, ma ancora riusciamo a vederla. Ecco, quando i primi uomini cammineranno su Marte e cercheranno la Terra, sarà questo che vedranno o che non vedranno. Quindi nessuno riesce ad immaginare e a prevedere quali saranno le implicazioni a livello psicologico. Andranno sicuramente scelte le persone, fra virgolette, giuste, ecco, per affrontare una lontananza così estrema dai propri cari, dalle famiglie, ma proprio dal mondo che si conosce, che ci ha visti insomma qua da sempre. Quindi dicevo, problemi di risorse, problemi psicologici, sicuramente un grosso anello critico della catena dell'andata a Marte o di qualsiasi missione nello spazio profondo, anche per la Luna, è quello delle radiazioni. Quindi stiamo progettando nuovi ambienti in cui dobbiamo risolvere, ecco, proprio il problema della protezione delle radiazioni. Lo facciamo con materiali nuovi, leggeri, molto l'acqua è una meraviglia, ci vuole bene l'acqua. E quindi chiudo dicendo che questo viaggio verso Marte è sicuramente in corso, fa parte della mia vita di tutti i giorni, della mia vita e di quella di tutti i miei colleghi. Ditelo ai vostri ragazzi, si può assolutissimamente decidere di contribuire a questo viaggio fin da ragazzini. Io mi ricordo di averlo fatto quando avevo 8 anni e quando vidi nella TV in bianco e nero il primo astronauta camminare sulla Luna. E per me fu veramente, come posso dire, una decisione, ecco, che mi ha cambiato la vita in meglio. C'è posto per tutti. C'è posto per gli ingegneri, c'è posto per i matematici, per i fisici, per i medici, per gli psicologi, per gli agronomi. Ovviamente il denominatore comune è che, insomma, bisogna studiare, servono persone preparate e, come dicevamo prima, persone che si rendono conto che lo spazio può sicuramente migliorare la vita sul nostro pianeta. Questo
chiudo con questo che è proprio il nostro motto della nostra azienda, Space for Life, quindi lo spazio che ci apre nuovi orizzonti a beneficio di una vita migliore qua sul nostro pianeta.